scherzare anche sul teatro, di uno ha un'idea e l'altro ci ride sopra. E perché no? Può darsi anche che l'idea sia buona. Bagnocca in cuccagna, comunque. Un momento piuttosto storico per i Ferrari, perché questo pezzo era già un cavallo di battaglia di Francesco Campogalliani, quindi più di 130 anni fa, 140. Poi nonno, Italo Ferrari, ne fece una riedizione chiamandolo Fasolino in cuccagna. Poi, dopo l'avvento del Bagnocca nel 1914, chiedo scusa, dopo l'avvento del Bagnocca nel 1930, papà Giordano decise di dedicare questo pezzo a Bagnocca e lo chiamò Bagnocca in cuccagna. Da allora ad oggi abbiamo chiesto una collaborazione a Dario Fo, vecchio amico di vecchia data, il quale, guardando lo spettacolo, decise di cambiare alcune cose, cambiarle psicologicamente, cambiandole soprattutto socialmente e politicamente. Da allora abbiamo il prodotto, prodotto che non facciamo, che la famiglia Ferrari non fa spesso, perché è un momento nostro, un momento di gelosia. Trovandoci però di fronte a un amico come il regista Umberto Assi e l'Oppi Cinema, abbiamo deciso di realizzarne una cassetta e l'abbiamo fatta, stiamo per farla comunque, siamo qui pronti per potervela mostrare. I burattini sono pronti, le luci sono accese, signori, si va per cominciare. Fatto. Ma dove diavolo sono andata a cacciarsi mio fratello? È tutta la mattina che lo cerco per mare, per terra, io non capisco dove si va. Ciao, a cercare. Ciao Guglielmo. Ehi Carlo, come va? Carlo, vieni qui, ti sì. Stavo cercando, io sto malissimo, ecco. Sì. Sto male anche perché io ho giocato e ho perso 500.000 lire, capisci? E se non pago questo debito entro mezzogiorno, quelli vanno dallo zio, lo scandalo e tutto quello che succede. Dai, non ti preoccupare. Eh sì. Anch'io ho giocato ieri, ma non sono certo allocco come te. Ma... Ho imparato a barrare io. Hai ho barato. Vinto 5 milioni. 5 milioni? 5 milioni, pensa. Ma allora cosa mi fai pensare? Allegria! Allegria! Che meraviglia! Senti, a proposito di allegria, sì. Guarda un po' chi c'è là. Quella, il calzolaio. Guarda. Facciamoci quattro risate di prima mattina. Chiamalo. Mi raccomando, con bella maniera. Con bella maniera, d'accordo. Sì. E commendatore. Senta, cavaliere. Ehi, San Crispino, venga in compagnia degli amici. Cozzi, sbudla. Eccolo, sta arrivando. È lui. Ecco, mi raccomando, arriva. Ora ci si diverte. Guardi, è chi, i fratelli sudati e chi loro. Ma scusa, si può sapere perché ce l'hai tanto con noi? Già, in fin dei conti noi ti abbiamo anche aiutato, no? Ti abbiamo procurato un posto nella nostra fabbrica. Sì, come spomecesso. Vabbè. A 50.000 franchi al mese, avrei in grado. C'è chi prende anche di meno. Ma certo, poi non solo. Tu hai tutta la nostra fiducia, in fin dei conti noi ti rispettiamo, no? E come? Ti rispettiamo. Ma cosa ti in mente che nel sappia mica il scherzo che mi fate le tordi? Ah, perché? Ti hanno fatto uno scherzo? Beh, la sarì che ti ha un meflon de bolle. Ma giuro, guarda che io non ne so niente. Beh, allora te lo spiegherò me.
le tordinte anche se era attacca al banchetto che il sole lì fuori. Di. Che tirava il speg in clemeni recchia. Di. E riveli il Guglielmo. Ah, sì? E allora piccicci, picciccio, e il matta che il botto, cosa il fa? Sinse che vede mi, la c'è pene corde. E le lighede de torna il banchetto che il sole. Conta. E poi dopo le stesse corde lunghe. E la fate passare a Dardenne, righere tacca le scrane. Dai, e l'endate righere tacca il camion se Ginginello che era in ferro, ma... Ride. Quando arriva Ginginello che mi si immote il sinsento, e parti Bargnocchi, ferro e scrane in tu quanti sgorbi la scrana. Senti, Guglielmo! Rido. Sì, ride, mo chi so, chissà che viene a caparmi una giornata di cucagna. Eccolo, rieccolo con quella parola. Ma un'ossessione, ma insomma, che cosa intendi tu per cucagna? Mi intendo una di giornate che voi altri vivi tutta l'anno, ecco. Ma no, Bargnocco. Ma quella non è cucagna. Comunque tieni duro. Arriveranno tempi migliori anche per te. Tieni duro, Bargnocco. Sì. Vabbè, adesso basta. Io me le perdo troppo tempo. Ragazza, vai in casa a lavorare. Le dai, tempo. Dai, vieni al bar a prendere un caffè con noi. No. Bargnocco! O palame moiere. Vino! Oh, vengo, tesoro! La moglie! Fammi a fare il stupido, Là, mio ve le fa giornate. Dai, Bargnocco! Dai, Bargnocco, andiamo a prendere un caffè, forza! Prima che arrivi tua moglie! Bargnocco! Signora, buongiorno! Insieme a chi non scantanato! Ah, buongiorno, signora! Riverisco, no, lascia stare! Muove, Bargnocco, no. Chi lo, intanto me la rogne! Se la e se sgrafficcio sgagliogli, signora, volevamo andare al bar. Dai, va dentro, ragazzo. Mica sta che mica chi fuori. Rosso, adesso arriva, non mica preoccupare. Chi vi? Fai di che? No, dai, arrivederla. Rosso, arrivederla, signora. Addio, gaga. Signora, i nostri rispetti. Vendetto, Rosso. Cucchiaioni! Ma vendetto lì, Rosso! Quel Bargnocco è veramente uno spasso. Ma io non sapevo niente dello scherzo del banchetto col camioncino. Ma dovevi vederlo. Dovevi vedere Bargnocco che rincorreva lo sgabello le mesi nei ferri. Uno scherzo micidiale. Signori paroni, che fa sorriverenza? Ah, ciao Brighella, che c'è di nuovo in casa? Veramente di nuovo, no che se niente, che se che il vostro povero zio Tommaso e se drio morir po' a rito. Vabbè, ma lo sappiamo, non è mica una novità, no? Ma sì, ma in fin dei conti, vecchio. Tocca a lui, col vantaggio che si muore, noi ereditiamo finalmente le case, i terreni e la fabbrica. E mi sembra un'ottima ragione. Senti, Brighella, lascia queste malinconie, ascolta. Sì, lascia. Carlo, ieri ha vinto un sacco di soldi. Sì. Vogliamo divertirci! Allora, vieni qua, dacci un'idea, facci divertire. Guarda, tu hai sempre detto di possedere quel famoso scatolino delle furberie, eh? Beh, questo è il momento di aprirlo. Avanti, trova un'idea per farci divertire. Ostrega, un momento, ostrega. Dai, che noi penso, abbiamo fretta. Che penso? Carlo, ci sta pensando. Brighella è un genio sì, di queste cose. Sì, ma vedrai che ci becca. Eccomi qua. Ecco qua. Ho trovato l'idea buona per voi sì? altri. Bravo, parla. Parla. Anevene subito alla vostra palassina in campagna. Sì. E là prepareme la villa in modo che non che manchi niente. Non ci mancherà niente qua. Che sia da mangiare e da bevere in ogni angolo, dal soffitto al pavimento. E ci sarà tutto, guarda. E poi che cosa facciamo? La cena sociale? No, signori. Dopo che penso mi a portarvela drento quel babion del calzoler Bargnocco che sta qua. Bravo! Ehi là! L'idea è geniale, Carlo! Bellissima. Senti, Brighella, anche prima ci ha apostrofati con quella sua tipica parola, cuccagnoni, già, cuccagnoni, è vero, ricordi? Eccoli, se appunto su questa sua mania che mi impesso di impostare tutto il ziogo. Ma, Brighella, come farei a portare Bargnocco senza che se ne accorga? Quello è compito mio. Voi altri fe quello che vi ho detto e al resto che penso io. Brighella, guarda, se ci riesci ti regaliamo 200.000 lire. Ma volentieri, certo. Guglielmo, tu vai ad invitare gli amici sì. e le amiche. Sì. Io penso alle cibarde. D'accordo, ci vediamo tra due ore in piazza, eh. Ciao, Guglielmo. Arrivederci. Eccoli là. Sti piavoli fioi dei cani. I non fa mai un nostrega di niente tutto il santo giorno. E se sempre pieni de schei. Va, pazienza, va. Che sarà qualche cosa da guadagnare anche per il vecchio Brighella. Adesso vediamo
di tirare in trappola Bargnocolo. Dove sei lo? Ah, eccolo là, arrenti al banchetto. Vediamo un po'. Bargnocola! Bargnocola, son mio il tuo amico Brighella. Vieni qua un momento in compagnia. Ardolchi, Cletor cucagnonchi. Cosa? Ti medisi del cucagnon a mi? Sì, è ti. A mi? Ti si è ti, te capi be? A mi? Che sgobo tutto il santo surno. Povero il vecchio Brighella. Mo sento che becca ti fer cagacchi lu. Di cosa? E te mettere mica te a dil volti. Tattenti di, ega, maniere bevor da fiori. A questo se vero. Lavature, imbiancature, stirature, tutto pagato. Anche questo se vero. Un bon dant, tante il mese. Cosa vuol di più le pilote, Ma, Bargnocolo, non sei per questo che me lamento, né per il magnar né per il bevar. Ma me lamento per la mia libertà ligata. Non ti raccontiti. Guarda, in casa, una volta che bisogna il paron San Carlo, un'altra volta che bisogna il paron San Guglielmo, un'altra volta la Margarita, un'altra volta il povero Tommaso, che zedrio morir, non go mai un momento di tranquillità. Ma ti invece piuttosto, quando ti seri il tuo negozio, ti può andare dove ti vuol, ti può andare a divertirti. Sì. Con clepile cagò. Ma non importa, ma ti sei libero, ti puoi andare al cinema, ti puoi andare a teatro. Sì, con chi presi? Ti sei libero, mi nogo mai un momento di libertà. Oh, oddio, capis Brighella che tutti andai c'hanno il dritto e l'arversa, mo col per esempio dir che pes mica la magnasse, eh. Oh, di quello non me lamento, Ma solamente il bevo, Brighella. Ostrega, di quello non parlemone. No, parlemni, Brighella, parlemni, ascolta. I vendite sì che i topedro, i galle pubele che antenne delle città, è vera. Ostrega, Bargnocolo, non ti l'ha mai vista ti la nostra caneva? No, l'ho mica mai vista, mio. Come che ti va drento? Ti vedi delle botiche se alte 10 metri. Moi ni voti, Brighella. Ma no, signori, ise piene de vino pregiato. Ah, che lavoro, ragazzi. Dopo, ghese delle bottiglie, dei fiaschi, dei bottiglioni, delle damigiane, del vino rosso, bianco, rosato, del Barbera, del Grignolin, della Fresa, del Moscato, del vino siciliano, toscano, vento, piemontese. Basta! Basta, Brighella, basta, che te infegnir l'acqua in bocca. Ah, oh, che lavoro, E te tocca un bran bruttasto per far le economie domestiche, ex me mie mi mogliere la rosa, che le trimesche che vema dell'acqua e cassate rusne, purtroppo. Insomma, ecco, in la panza ne spane delle tedrani, vale bene o no? Povero Bargnocolo, mi dispiace, tien duro, va? Tien duro. Sì, tien duro. Di Brighella, a proposito, ti e te s'importi de sor nemica il Bargnocolo? Ostrega, lo son sempre stato un tuo amico. Ebbè, questo è il momento di dimostrarlo. In che modo? Va so in cantina. Va me torna bottiglia per il tuo amico Bargnocolo, dai. Eccolo là, è il pitocco, bravo. Secondo dimmi, adesso vaghi in caneva, te vado a tirare una bottiglia. Magari mi vede i parossin Carlo o Guglielmo e mi cassa fuori dal servizio. No. Non parlemone altro, non parlemone, eh? Guardo lì, l'amica, il palemica, il... Oh, dai, Brighella, ma cosa vuoi ne corso? Per ne bottiglie, in mezzo a tanti bottigli. Ma non sei per la bottiglia. Sei il gesto di robar ai paroni che non mi piace. No, un momento. Cerchi di capire che ti l'ennemico un roberco lì. E te gletto su, te le porte e basta. No, Bargnocolo, guarda, non toccarmi. Dai, Brighella. Guarda, se te imbetor le bottiglie e ne dig mai più del cucagno. Ostrega, guarda che ti ha detto una frase grossa. Dig mai più del cucagno. Ebbene, guarda, e mi par farti vedere che sono un tuo amico, vago in caneva e te vago tioro una bottiglia di vin bon, tutta partì. Ma che lavoro, eh? Ma che buon ragazzo è di un te, Brighella, eh? Sì.
se col tornere lu. E lui in devienne spapovato a tocche bali. E come qua? Partocchi, eh? E come qua, guarda. Questa la sei una bottiglia di Barbera invecciata di 10 anni. Oh, che lavoro! Da chi che succe? Daghe, Bargnoccola. Fino all'ultimo goto. Tanto drento al vin deniso del sonifero. Che razza è buda, ragazzi! Che lavoro! Bargnoccola, genelo buon. Ah, ne ne so mica, preghele. Come non ti sa, fior Duncan? Ti negavo una bottiglia adesso, eh? Sì, ma me vuole la panza senza passare per la gola, eh? Comunque le rebo, volerebbe brighele. Vabbè, adesso basta, eh? Me ne vago, porto via la bottiglia. Te li ferma la mula. Ma in dove? Ma che prezzo è? Te chi ascolta? Ascolta, brighele, visto che te fa santo, fa l'anche santo. Cosa ti vorrà dire con sta storia adesso? Mo vanno e torna e 3 bottiglie, anche per me mo io era la rosa. Dai, poverino, che la gadirita in che l'è. Oh, lo sapevo, malignoso, ti mega tirai in un tranello. Oh, strega, ti ha detto una bottiglia per tua moglie la rosa? Per me mo io era la rosa, sì. E beh, guarda, per dimostrarti che son veramente tuo amico, vago in caneva e te vago a tiore una bottiglia di vin bon per tua moglie la rosa. Ma che lavoro, va? Ma che buon ragazzo di te brighe, l'hai detto? E mica ho sempre il cardo che il fosse più sporco lui che in bestone de polera. Ma che buon ragazzo, di? E come qua? Questa la sela bottiglia. Vuole bene! Da chi che ciuccia? Fermate! Io il Don Can Don Ramengo. Questa non la sei partì. Questa la sei per Tomu Cella Rosò. A costo le parme mogliere la rosona? Sì, signori. È giusto, Edgar, è giusto. Posso inesare le brighele, eh? Va bene, va bene. Ma la desorbo. Brighele, è meglio un'idea. Avanti, parla. Dunque, te ne sei vero che quando il prete il sa sposa, la dite, andate, prolificate, ed esso siete 2 anime... è un corpo solo. Quindi, se bevmi, l'età questa avvisa che lei. Da chi che ciuccia? Dai che allora, forse in fondo anche a questa. Tanto anche drento a sta bottiglia, gomisso del sonifero e dell'oppio di qua. Volerebbe un ragazzo. Oh, che nettare divino, eh? Vabbè, adesso basta, eh? Adesso porto via la bottiglia, prima che se ne incorse qualcuno. Bagnocola! Sono un tuo amico, sì o no? Sì, signore, Brighele, e te il pol di afforta anche. Vabbè, Bargnoccola, mi raccomando, eh? De tutto quello che si è successo stamattina qua in piazza, mi raccomando, acqua in bocca. E vinzo per la panza. Ma ragazzi, mo che bella mattinata, mo che lavoro, ma come mi sento bene! Beh, che devo? Basta un per bottigli partirà su nome. Ti guarda, e mi vuoi ballare? E mi vuoi saltare? Beh, che vitalità, che devo? Il vino che dà all'uomo la vitalità! E mi vuoi saltare? Vuole girare la piazza! E vuol pende col campanone là! E vuole girare! E vuoi fermare un chieve dove se passa anche la meca, eh? Che gira mente, mo le prile, ma da so col capenilla, oh! Ma non vedo che razza sbarlusera che mi dà dosi! Ma allora comincia, e comincia a capire che cosa, che ha ragione cosa, che... Pensiamoli lì, ma vabbè che ben mimmi... Galileo Galilei! E ha ragione, l'ha detto. E pur si muove. Ma vuole spuovere bombe le terre, eh? Ma vuole spuovere? E brutto mondo, ragazzi. Che gira il mondo. Che gira... Piano, momento, calma, eh? Cominciamo mica a sragionare, eh? Piano. Chi ero il po' Galileo Galilei?
Eh no, perché disse bisogna anche essere vero, eh? L'abbiamo tirato in ballo, dunque, Peter, eh? Peter che lo studia, mi geografia, ah, ecco, Galileo Galilei, la deesso Stecol, che inventè, Cristoforo Colombo la deve inventare con lì. E ragazzi, che rasse base che mi date la dorsa, ma che ancora, ecco, il gambi che fa Giacmo. Mi sovviene, venimento ragazzi, mi sovviene quante cantare mia, grande cosa, avevo una voce tenorile baritonale, e Marcor quando andava a fare la serenata della Rosu, che cantava le belle romanze, la deso del trovatore, sì. Sì, la romanza del trovatore di Puccini, adesso, sì. Che la fa, Peter, ecco la fa. Che la tosse, Peter. Dunque la fa. E prendi l'anel di tu. Oppala. Ragazzi, go. E col vecchio interacuto il buon saltar fuori. No, caro mio. O che starette panze il menano. A costo così rompo le bocche, togli, ragazzi, che razza di base che ho c'è per. E prendi l'anel di due. Il buon saltar fuori, che poco fare, il buon. E tu dit che gesteride, ragazzi, vede, che con tant'acqua che dai la base, quel vino lì si sente straniero, si sente. Mo che basa, cara Gio Galileo, che a proposito, mo che ero Galileo Galileo? Mo che mi viene in mente che ero studiavi, Galileo Galilei, era adesso ste cose che inventa il fil da tagliare il buterla, da aver inventato, mo che basa, ragazzi. Adesso che fate? Che se mi adesso va in casa. Da mia moglie era Rosu, che va dai il condizionchi, e il primo complimento che fa la piatta da travagliare il col che mi schiavisse. Allora ci sarebbe un'altra idea, mi dice, giochi per te, a fare un bel pisliendo, ora non è vero, mi alzo sobrio e tranquillo, e non lo so queste cose mica. Giusto, questo è mezzo, e nonostante tutto, anche che mica scordarono chi era il Colli, che era Galileo Galilei. Ma chi era Galileo Galilei? Ma chi era il maledetto due sovietri? Chi era Galileo Galilei? La deso stella gran brava persona. E la vita, la grazia di base, ragazzi. Il nostro sonnambulo che... No, il sonnifero gli ha fatto il suo effetto. Adesso lo fa sopportare via. Sandron! Oh! Yo Feng! Oh! Vieni qua un momento, avanti! Cosa che è? A se mandè a Ciamer, cosa che da fare, eh? Dovei fare un piacere ai paronsini Carlo e Guglielmo. Un piacchiero, eh? Ma l'impema 48.549.15, cosa che da fare, eh? Lo vedi costù qua a partire? Ve, sbarnioclo, eh? E cosa gal, eh? Cosa gal? E il gacciapado un po' de sbornia. Ha chiapato la sbornietica? Sì. Se l'imbaria che me noca, sì. Sono cose che capitano. Adesso, voi altri, senza perdere tempo, lo portate alla palazzina dei paronsini in campagna. Alla pagliacina? Va bene, io capì. Mi raccomando, fai molto presto. Ve aspetto là, ma mi raccomando, molto ma molto presto. Tat mica preoccupare, che intanto che una mosca la magna una vacca, noi etere ma bene tutti. Dunque, chi mi ha portare su, Sandrone, eh? Va bene, allora fa una cosa te, va a Torlesa, va a Tor Marco, va a Torlesa. Sì, guarda.
Marco! 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 Io sto la maledice, to! Al mamone una pseda nel di dietro posteriore che al mai in Barcel Barton al mar. Lascia stare, va. A Gandromì, eh? A Guagmeto, Marco. Bravo, bravo, vatti, va. Sa, Marco. Marco, sa. Vedete, che... Io che appena l'afta pisolotica, ma vabbè. Al ma c'è 30 il cessato governo, ma vabbè. Va bene, dai, andiamo la c'è per in due, eh? Va bene, dai, tira, tira. Dai, forse, sburla. Tira, ah, là. Dunque, adesso mi inciappa la testa e ti inciappa i piedi, eh? Va bene, va bene. Allora, me il ciappa i piedi, eh? Va bene, mi inciappa la testa. Dai, Axi, forza, tira. No, Axi, oh. No, Axi, si slonga. Ma cosa fai? Al strassa, tu? Al si slonga, aspetta. Ecco, Axi, pronti? Attenti, eh? Quando di tre, buttiamo su, eh? Va bene, va bene. Quando di tre, eh? Sì, quando di tre. Pronti? Vo, due e tre. Al si sgonfieva, Castombel. A clava detmi, da maniera, Clesan, qui. Alle magne minga. Dai, tira su, Axi, lei, Marco, lei. Buon, Marco, sta buon, eh. Fatami senza queste cose, eh. Ti tena il sogno, eh. Va sotto. Va sotto, lese. Ah, sì, tira su, sì. Allora, me, va sotto, eh. Sì, tembota, eh, tembota. Ecco, Axi. Sì, Axi. Allora, vago, eh. Vo, du, e tre. Il ma sfonda il bastone. Povera me, mi sono toschi sei lugioni, insomma. Allora, non è mica, Clesenchi, non è mica. Senta di, mi sono belle stufe. Mi inciap su, Axi, là. E il pozzo, aspetto, eh? Sardeva dopo, ciao. No, dov'è tu? Oh, un momento. Un monumento. Muove, lentave. Marco, andiamo, caro, dai. Dai che si aspetta, andiamo via. Marco, andiamo mica, ve. Marco. Votnirsi o no per piacere, per piacchiero, eh? Ah no? Tu non venittero? E allora io me ti portettero! Vale. La burla. Va a preparare un gosset caffè per piacere. Lo so. Sì. La fa finta di dormire con la busnione lì adesso. Lo so, dammi il boccale per piacere, dai. Va bene. Ok, poi mi levo su, mi va, mi leverò su, se ne parlava pure. Ma cosa mi viene lì con le scarpe? Ma che l'avevo messo col braghi, sa? Ma non è mica il letto, così. Beh, ma cosa dormi insieme al pevi me? Ah? Ma cosa? Il collo orchio? Di salam? Di parsù, di codghe? Di culete? Un gose in arost! Ma cosa il collo orchio? Calma! Calma, pargnocla, eh? Calma! Pardemme mica le testa, eh? Ah, io capì. Ah, sono tre insoniero. Che belli insoni, ma guarda, che bello. Beh, basta, va. Le ore candeste che cosa andare a perdere il sole duri in cioldelli. Aspetta, candeste, va. Che omede, che ho piente, ragazzi. Che lavoro. Sono fatto su una barnocola e che altre aperte, va. Bemmo che ancora tutto! Bemmo le mica di insoni così! Ma cosa è successo allora? Calma, barnocle! Riepigoliamo, eh! Pardami mica le teste! Dunque, Brighella ieri, al madè del ve, mi sarebbe più abituè. Allora, l'ho bevuto magari un po' troppo in fegotone, eh? Aspetta che io c'è appena base mortale! E siccome nell'altro mondo mi sono sempre augurato le cucagne, ma scommetto ti man sbetto dritto in fuschi. Ma magari fu solvere. Pian momento, pian.
e mi mogliere la rosa. Co fale? Adesso è rimasta vedola. La sposa Simso. E sono sicuro, guarda, la mezzava sempre quando sta cagnava. Sarebbe meglio che avessi sposato Cimicione. La sposa Simso. Ragazzo, sono morto e poi sono anche geloso. Fra le altre cose con la fame che ne impospo, vemo con tanta abbondanza, non starò mica chi a patire la fame, eh? Beh, cosa chiede là un culetello, vuole bene, a pagati la sua culetello, è il culetello! Fermati! Che cosa fai? Opa là, ragazzi, i mambeche col mai in castagna stavolta. No, ecco, vede, dunque io veramente, siccome... Beh, insomma, non sono mica molto pratico. Scusa, vedo il fior, ma lei è pratico. Insomma, indossa i miei chi. Somaro, hai bisogno di domandarlo? Guardati attorno e sappi che sei capitato nel mondo della gran cuccagna. Claudette mia, che dica, se ho che scuse, mi dica qualcosa di questo mondo. Lui, per esempio, chi è? Chi è lui, eh? Ma come, non riconosci i miei gradi qui? Chi te è delizio? No. No, anche perché mi conosci nel caporal maggiore, basta. Ebbene, allora sappi che io sono il capo dei capi, di tutti i capi del mondo della gran cuccagna. Oh, dico, lui è proprio un coi che sburla, si mi dice. Modestamente. E che dica, signor capo dei capi, tutti i capi con i capi delle cucagne, che mi dica la quella col monchi? Ma com'è chi le vite, com'è là? Vedi, qui tutto è gratis, tutto è regalato, tutto è già nasce confezionato. Ma de bon, signor. Ma certo, per esempio, quando piove qui da noi, piove del vino bianco. Oh, che lavoro! Quando nevica, nevica del latte miele. La nostra grandine, poi, è fatta di gnocchetti, tortelli e cappelletti. Oh, beh. Mi ved l'ora che ve ne son ciclone, va. Sì, par sbatrom là, a panse prarie e bocche verte, e lascia che ve ne son che il taramoto. Ah, ma che bel mondo! Che bel mondo! Avrei di dire, signor, che scusa, sono tra orientero, ma... Insomma, chi bisognerà dare lo steferso, bisognerà lavorare anche, eh? A cosa dici? Qui è proibito lavorare. Qui chi lavora è condannato alla galera. Anche tu, chi condanno, mi par cogliare, le portarsi curti ora. E lui, insomma, sarei solo contento che mi cominci a maniera anche subito, eh? Ma certo che sono contento. Ogni cosa che tu mangi, immediatamente qui si moltiplica. Allora vaga a tirare su il culetel. Fermati! Oh, sagale ancora. Scusa, mi sono dimenticato una piccola formalità. Ma tu hai moglie? Capisce. Si capisce che ce l'ho. E come si chiama? Chiama la Roson, signor. Roson? Ma io non conosco nessuna donna con quel nome. Ah, ho capito. Tu forse vuoi alludere alla donna che avevi nell'altro mondo, vero? Sì, signor, proprio quella lì. No, mio caro, quella non conta più. Quella è rimasta vedova e potrà rimaritarsi quando vuole. Ecco, ditmi che sposa Simso, la sposa Edward. Vedi, se tu qui vuoi mangiare, bere, godere insomma dei favori di questo mondo, devi avere una moglie del loco. Cosa hai da fare, signor? Devi avere una moglie del loco. La moglie del loco? Ma cos'è la loco? Il marito loco, signor? Ma no, devi avere una moglie, una donna di questo posto, del mondo della cuccagna. Guai, caro mio, guai se tu dovessi accostarti al cibo senza avere moglie. Ah! Oh! Oh! Guai! Ma che razza di canapie che chi lui, che lavoro, eh? Gli dei sdegnati subito ti punirebbero. E il dio Moloch si arrabbierebbe a tal punto che ti trasformerebbe, che so io, in una lucertola. Povero mi! Oppure in un Barbagianni. Oh, che lavoro!
oppure in un gatto? No, no, no. No, signor. Al gatto no. Ma scusa, perché il gatto no? Perché se per caso mi trasformano in un gatto che un quel pramzan qui dentro, appena il me vede il me mangia subito, signor. Ma allora che scusa, come posso fare io che qui non conosco nessuno, eh? Beh, noi qui aiutiamo sempre i novizi e quindi, se vuoi, io potrei presentarti una bella ragazza, così potrai sposarti e mangiare a volontà. Ah, perché fa l'anca ruffian, Lucio? Ma cosa dici? Io cercavo solo di aiutarti. No, 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 signor, io scarse. Me la mandi, che me fa che col piacere chi là? Va bene, te la manderò. Mi raccomando, però, presto, perché la fame le larghe, lunghe e anche bislunghe. Va bene. Spiferin spen spien, derin der gibrata. Segge la rogne, vate grattar. Bisogna imparare il linguaggio locale, eh? Speriamo che me la mandi buon'ora, ragazzi. Bonjour, monsieur, eh? Est-ce que vous portez bien? Ma cosa arriva in banca di leggere, chi? Cosa avete detto, Fiorina? Est-ce que vous portez bien? Ah, io capì. La parla l'inglese. Pete che risponde che lo imparemi durante l'occupazione di America. Oh, yes, chewing gum jukebox, yes. Est-ce que vous ne comprenez pas l'anglais en français? Ragazza, comincia a capire poco anche l'inglese. Così di Fiorina. Est-ce que vous ne comprenez pas alors? Se vuoi comprare dal pan, sì, pan, polenta, tomachi, pomme de terre, col che ghego, fa. Mon Dieu, ma allora voi non capite proprio nemmeno una parola? Dite, conoscete almeno la lingua italiana? Oh, beh, ma se parliamo italiano ci comprendiamo subito, Fiorina. Va bene, allora. Io parlerò in italiano. Benone. E siete voi quel bel giovinotto che cerca moglie? Che lavoro, ragazzi. La maledizione del bel giovinotto. E non la maledizione la ragione d'amorosa del bel giovinotto. Pete che rispondi e chi le dice? Sì, signorina. Sono io quel bel ragazzo. Ma allora, se credete, io sono qui tutta per voi. Tutte? Tutta. Oh, ragazzo, che lavoro, ne parlo, Gnea. Che razza di lavoro. Dunque, breve dirne cose, mi... Ma... Che dica, Fiorina, ma dica... voi dite, adesso bisognerà andare davanti al sindaco, eh? Sì, vabbè, ma prima del sindaco mi avrei a dire una cosa, vorrei presentarmi, se lei mi permette, è vero, l'importante. Dunque, Mimciam, Vladimiro Felisi, detto Bargnocle, è per me. Bargnocle, avete detto? Bargnocle. Cosa gale da rido che si occhine chiede? Che nome buffo che avete... Vabbè, insomma, il mio nome, l'andeme, il tene. No, vedete, non mi piace. No? Beh, no. Piace a me e basta, insomma. Ma allora io vi cambierò nome? E tanto per cominciare la vuol sbezzarchi, tanto per cominciare. E io vi chiamerò Cedrone. Cedrone? Sì. Ma non piace mia tanto per me Cedrone. Al fare manca con Caprone, ma non ne piace. E voi come c'è mi va? Io mi chiamo Ananas. Satanazzo, ma è il nome del diavolo con lì. Ma che dite, ananazzo, è un nome di un frutto dolorosissimo. Un vero profumo. Spuse caltarnega, vabbè. Dunque, allora, riprendendo il discorso del matrimocolo, avrei a dire, adesso appunto bisognerà andare a fare tutti gli incartamenti, bisognerà andare dal sindic, e bisognerà fare dello sferra. Ma che carte, ma che sindaco? No? Ma niente, vedete, di tutto ciò. Qui basta andare davanti a un salame e dichiarare che ci si vuol sposare, perché da noi il sindaco è un salame. Ah, beh, il volto in che da noi è, parco lì, anche mio problema. E breve dire, dov'è il primo cittadino del paese? Ora lo chiamo subito. Sì. Signor sindaco, si avanzi. Va che lavoro,
un salame de flemme, eh? Amole, il gros, il galegos. Buongiorno, signor sindaco, miei rispetti. A mangiarisse il sindaco tutti i consiglieri, se può dire. Amole belli. Ecco, ora io parlerò al sindaco. Sì. Poi voi ripeterete ciò che io ho detto. Sì, sì, signorina, io sono allora, qui. Ah. Giuriamo! Che lavoro! Di mantenere! Ma che movimenti in ti parto Gaia, eh? Eterna fede! Oh, grosso barlusere! Fede inconcussa! Et immacolata! Sì, là. Che razza droga, dico io ho famela, eh? Che razza movimento. Ecco, mi dite, ora tocca a voi. Tocca a me? Sì. E cosa dovresti farmi adesso? Ma andiamo, non ve l'ho detto. Dovete dire, fare ciò che io ho fatto, preciso. Ecco, preciso magari sarà un po' difficile, comunque proviamo, eh. Sì. Dunque, aspetta, che metti in posizione, là, ecco. Dunque, così? Giuriamo. Ah, sì. Giuriamo di mantenere di mantenere eterna fede lanterna fede inconcussa così le parole lì non mi hai capito andiamo ho detto fede inconcussa ma che brutta parola se di pete pur. Allora, fide in conchiscusse e poi così? Ed immacolata! Ah sì, ed immacolata, col trichilo, e cicolata. Ma le vecchie? Cielo! Cosa gale? Io ti ringrazio! Eh? 99 io ne avevo, ed ora ecco arrivato quello dei 100! Quello dei 100 cose, eh? Ma bella! Quello dei 100 mariti! Che lavoro! Povera me! Che lavoro! Omo stag male! Ma che cosa avete? Vi sentite male? No, mi è aspettato un piccolo ciarabeclone, ma roba da poco! Un momento, finché capire. Dunque, ho capito bene? 100! 100 mariti? Sì! Ma in proprio sé? Vi meravigliate? Oddio, un pochino, ma... Vorrei dire, fiorina, ma chi è tuo povero? È ni morta? Ma che? Sono a casa! Che vi aspettano? Chi mi aspetta a me? Sì! E mica veni a fare il numero 100 là dentro? Va via da chi là, ma come ti permetto di fare quei propositi? Va via da chi che tuoi mica! Voi non mi volete? Credo, te può dire po'. Signor sindaco, domando a divorzio, via, ti fa pugnete, via, vuole per carità. Peggio per voi! Voi morirete di fame! Non vuole meglio, morire dalla fame che gli rimesca col bosco ed Marila. No, va via. Addio, Cedrò! Sì, sta bene, Satanasso, sta bene. Che do fetti che levo? No, ascolta! È brutto! Vuole bene, ragazzo! Vicky, ascolta, no! È di Zemmari? Non mi frega niente! Ascolta, Vicky! Vicky, da Barnocchi, Vicky, ascolta! Saltalo! Che cosa fai? È brutto, mondo, vemmo le cambiate, di! Ma guarda, mo le cambiate in poco tempo! Che cosa stavi facendo? No, dunque, ma capisci, pugnetemi col monchi! Dunque, signor, adesso ci spiego, no? Siccome io in un primo tempo, è vero, avrei a mangiare... Volevi mangiare? Sì, che mi bisogna sbraiare, sì. Avrei a mangiare. Un momento, ma tu hai moglie? Oh, ragazzo, è sfida proprio cline legge che non si scappa mica, eh? Ecco, signor, per la verità è vero... ancora, no. Non hai moglie? No, signor. Ed hai tanto cuore. Di accostarti al cibo, senza avere moglie! Che lavoro! Ragazzi, lui mi spacca le teste. Ma che tu barbisca il gao, eh? Parlo nel manubrio della bicicletta da corsa, eh? Oh, incredibile, ma come? Non ti è capitata nessuna donna da sposare, gà? No, veramente, voi non le mi capitate. E perché non la sposa?
E no, perché la chiave è Saint Marifio. Cento, hai detto. Ma qui da noi è una cosa comune, comune. Sì, è tocchi comunale. Con lì era provinciale, tre turno, ma vedo... Io, signor, sono ancora uno di quei tipi antiche. Mi avris ne donna, ma l'empiesris... Tutta par me, da lei, al capì? Ehi, su, lei non è facile. No, qua nel mondo della cucagna tutte le donne hanno 90, 100, 200 mariti. Però, non un momento, ora che me ce fai pensare, io conosco una donna sola, che cerca appunto un marito. Devo un fior? Sì, signore. E potresti mica farmele conoscere? E la buona, te voglio aiutare. E te la mando a casa. Di solde buon signor, me la mandi allora per piacere? Va buono, te la manderò. Ti saluto. Caracom, miretum, quintum. Lefta il col, marmito e bzutto. Ragazzo, speriamo che costo le sia le volte buone. Speriamo che me la mandi. E con la fame che momenti da get bocca un sambrang, eh? Abbiamo trasmesso il segnale delle ore 13, eh? Addio! Arvedro! Scusate, siete voi quel bebè... Ma che lavoro, eh? La garotti ingannaggi in le gole, eh? Da Gedloli, nonna, di Gedloli! Quel bebè giovinotto che ci cicca... No. Mincic mega, mi è fuma. No. Che ci cerca moglie. Ah, sì, sono io perché c'avete la vostra nipotina da maritare. No, è che io ci cerco ma. Da che glori, cara, da che glori. Cerco ma marito. No, un momento, ferma tutto. Ma perché sva... Va a mandare chi col barbiso, con la faccia dei stupidi? Proprio lui, mio amico. Io che venia le povide lui e tutti so parento. Ma guarda col crani che mi mandi chi, eh? Ma che lavoro? Scusate, io vi pipì. In fondo è a destra. No, non avete sempre in fondo, là, a destra. Non avete capito? Non mica capì. Ho chiesto se vi piaccio. Ma ti penso che becca di ferca a cacchi le ragazze? Le giusta in piedi. Ma che le vuoi? Le parla la tragedia del Vaillant, le per. Ma insomma, cosa hai da fare? Aspetta, va. Insomma, non c'è male. Provate a darvi una pirlettina? Certo! Scusate signorina, ma cos'è quel scossamento lì che pare il pendolo dell'arloia? Ah, quella è una sciocchezza! Ah, cos'è un occhio polino, eh? No, boh! È una sciocchezza. Ah, io capisco, allora le nunge incarnate. Ma no, è una stupidaggine. Beh, insomma, spulse ver cos' lì. No, è che ho una gamba che tu. Da che loli, hai ingranato, da che loli. Ho una gagamba che è tutta di legno. In quell'altra gamba mi manca un piede. Oh, ma sciocchezzi! Stupidaggini, eh! Però il dottore ha detto che guarirò per presto. Ma allora, ragazzi, che adesso è breve col dottore che guarisse i gambi di lei. Ma cosa hai da fare? Ecco fame, ragazzi. Sa, via, mi deciderò, va. Sa, datemi le manine. Ah! 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 Oh!
Ma cosa chi? Da sbraiare che pare una casa pargnona, eh? Non mi toccate! Beh, insomma, scusi, se dovete diventare mia moglie, potrò toccare almeno una mano. No, non voglio! E ragazzi, ma le antiche, chi le dice? Beh, ma scusi, ma perché non posso toccarvi le manine? Ma perché ho la tigna e ho anche la rogna. Cosa? E cerco un marito perché me la gratti giorno e notte. A cerchi marito perché è sgratta la rogna giorno e notte? Vate a far gratter da una mitragliatrice, va! Ma come? Voi adesso non mi volete più? Oh, via! Ma vedo mica che per un disastro ferroviario! No, trattarmi così. Appena ti ho visto, ho sentito il cuore che mi è battuto così. E ticchette. Ma e cosa risolve col ticchette, tocchette lì? Quello è l'amore. No, quello lì è l'esme, cara. Vieni con me. Ti farò sentire il mio ticchette. To! Maledetti il to ticchette, tocchette, to! E adesso basta. Adesso è l'imposto. Adesso va da a maniera il formai. È il prim che ven attac ha pianto un camavoro in tidente al ruven. Ehi! Guglielmo, io mi sto divertendo un mondo. A me fa male lo stomaco dalle risa, Carlo. Senti, passiamo ora all'altro scherzo. Certo, quello del cavallo, eh? Sì, signori sì. Baroni, che fa sorrivare in sé come qua arrivato fresco. Ciao, Frighella. Ciao. E che novità, come mai qui? Ecco, da darvi una niova. Stanotte s'è morto il vostro povero zio Tommaso. No. Ah, lo zio è morto, accidenti. Senti, Brighella, comunque, sì, ti ringrazio per averci avvisati, però tu torna indietro ora in città e di che non ci hai trovati. Sì, e noi, sì, perché, giusto, perché, non rovinarci Carlo, questo ecco, bellissimo divertimento. Ecco, vai, di che noi verremo domani con calma, eh? Ecco. Oh, striga, ma allora non avevi capito niente. Di. Godito che s'è morto lo zio. Sì, abbiamo capito. E allora, fio i decani, l'eredità, la fabbrica, i skei, se tutta roba vostra adesso. Per Giove, è vero! È vero, presi dall'euforia per Pargnocla, ci stavamo dimenticando che ora siamo milionari. I milioni, Carlo, sono nostri, siamo sì, ricchi! Andiamo subito, il testamento, Carlo, andiamo sì, in città. Sì, no, va bene, un momento, e per Pargnocla come si fa? Ma chi se ne frega di Pargnocla, i milioni, capisci, siamo ricchi, milioni. No, Guglielmo, ora non possiamo più fare scandali, ora abbiamo delle responsabilità, beh, almeno per i primi giorni. Va bene, ho capito, Brighella e il gas sì, comincia a sta storia. Sì. E Brighella la ganca da finire. È naturale. Avanti, no? Altri. Anevene subito in città. Qua che penso mi per aggiustare tutto quanto, eh. Brighella, sei un angelo. Sì, ti faremo un regalo. Carlo, andiamo. I milioni, siamo ricchi, i milioni. Eccoli là. Sti piavoli. Chissà quanti scheichi va a ciapare adesso. Ah, pazienza, va. Che sarà qualcosa anche per il vecchio Brighella. E adesso cerchiamo di tirare in trappola ancora Bargnocla. Dove sei lo? Ah, guardalo là, che il magno il formaggio. Bravo. Go proprio quello che va in parlù. Eccolo qua. Lo ciapiamo e lo mettiamo qua. Ostrega, e se qua che vien. Via. Ah, ma che razza delle orde. Per mangiare le polpe mi tocca mangiare anche le croste. Ho tutte le bocche impestate. Che tecchimento, ragazzi. Per pulirmi in bocca mi avrei il genio sapatori, Begri. Che cosa sei danato, che mi aiuto, che le vuoi. Possibile che c'è niente bevo, che... Guarda, vabbè. E io ho visto una bottiglia. Fa vedo. E vieni su, dai, Pargnocle, la bottiglia. Oppa la 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 tra la 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 la. Lo sai che inizio? Beh, ma te divisati che imbeccano sempre in tel pon giusto. Dai, Pargnocle, e che vieni su, dai, via, la bottiglia. Oppa la 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 tra la la la. Ma maledetto loro, insomma, ma guarda, beh, mo siamo di chiari, don chi fa con colca e non vuoi, mico sei, e bevi la bottiglia da chi lì. Ma io buon volontere. Aspetta, va, che fa che sparire la bottiglia. Via, fa che sparire. Oppa la, povera mia!
Ti abbiamo visto mangiare e bere senza avere moglie. No, no, signor, adesso ci spiego, eh? Dunque, è stato un caso. No, non dovrai spiegarlo a me. Dovrai spiegarlo al dio Moloch. Ha già deciso che ti trasformerà in un gatto. No, per piacere, signor, perdono, e non farò mai più, signor, per piacere. In un gatto, in un gatto, in un gatto. No, no, è gatto, è gatto. Por Bargnocle, amoremi, Marani viene trasforma in un gatto. Fa sentire, ma no che le cove ne glomiche. Ragazzi, mi giuro che si m'han perdonè. La prima donna che mi capita tir, che si è sterse, sguerse, sope, squintarne, e mi giuro che la sposa. A spor mica andare a... Ah? Cosa? Bevo così con le orchie, eh? Bevo... Beh, i salumi, i parsuti, il culettino, il mondo. Ma cosa le piace? Ma cosa è successo? Ma cosa il collo? Adesso io capivo. Ma le stanno in sonno loro. Ma che sollievo, ragazzi. Giuro che mandi in ste porche tutti i mondi delle cucagne col monchi. Ma go pran piacere che si andate così. Ciao, Bargnoccola. La Margherita, ciao. Ciao Margherita, senta, come sta il signor Tommaso, eh? Ah già, tu non puoi saperlo, Bagnoccola, ma il povero Tommaso è morto questa notte, poveretto. Come te m'dis, Margherita? Povero, mi dispiace. Sì, era un buon uomo. E poi di lì vorrei vedere una cosa, mi. Ed essa, chi tu delinquente i suoi nipoti, gli andrà a ereditare tutti i soldi, sicuramente, eh? Bargnoccola, ti voglio dire un'altra cosa. Sarebbe stato così se loro avessero accettato i miei consigli. Quando io gli dicevo, andate al capezzale dello zio a chiedere perdono. Ma loro non sono mai venuti, sai, al capezzale. Cosa? Non sono mai venuti al capezzolo? No, mai. E lo zio, per diseredarli, li ha diseredati. Questa è la sua vendetta, li ha completamente diseredati. Dio, ma cosa vuol dire? Beh? Vuol dire che non gli ha lasciato nemmeno il becco di un quattrino. Devo? Ma che piacere, Margherita, là. E adesso di chi venne a in giro il porco, il sole al Bargnocle. Margherita, mi dai una notizia brutta e una bella. Ascolta, intanto che si chi. Ascolta un momento. Ma prima di tutto giochiamo insieme il numero e l'ordine del sortmes, eh? Ma volentieri, Bagnoccola. E poi che ne altre cose. Dunque, visto che te conosci bene la gabola, che ci ne mise strie, mi puoi contarne in soni chi ho fa chi? Proprio chi piace. Allora, mi conti in soni e ti tiro il numero, eh? Va bene, d'accordo, poi li giochiamo assieme. Allora, aspetta che mi concentro, eh? Ecco, sono pronta. Dunque, Margherita. E adesso spiego, no, perché non sono curioso. Insomma, sono sonie che sono in depnir nel mondo della gran cuccagna. Lo ditmi che ne strie chi le ha? Sì, lui, è vero. Dunque, t'attenti, t'attenti che adesso puoi mica immaginare. Dunque, è un bel momento, è venuto fuori uno, che era il capo dei capi di tutti i capi del mondo della gran cuccagna. Di Margherita. L'insonnia l'ho fatta il vostro avvertiete, essa, beh. Povero Bargnoccola, non ti sei proprio accorto di niente, tu, Accorto a cosa, beh? Ma, Brighella, ti ha dato del vino qua in piazza, vero? No, magari, insomma, adesso non è mica vero. Ma certo che è vero, lo so. E so anche che quel vino era oppiato. Cosa vuol dire, beh? Vuol dire che c'era dentro del sonnifero. Tu ti sei addormentato qua in piazza. Poi ti hanno portato alla palazzina dei padroncini e là, con le loro amiche e i loro amici, ti hanno giocato la tremenda beppa della cuccagna e tu ti sei cascato come un asino.
Ah, brutto sporcheccio, delinquente. No, Margherita, no, dica la mia vera, per piacere. Sì, Bagnoccola, è proprio vero. Di Margherita, eri da là che tu ragazzi? Sì, sì, sono di là che piangono. Avanti, da là che spacca il musto. Fermati, fermati, ma sei impazzito. Prima di tutto, di là c'è il povero Tommaso morto. Che ragion, Marcordè, pure. E poi non solo. Tu non devi dire loro niente per rispetto mio, perché se loro sanno che io ti ho svelato questo segreto, mi tolgono la pensione, capito? Sarei rovinata. Che ragione, Margherita, scusa. È stato un momentino di rabbia, eh? Boh, appena posso caldarmi il tabacco del moro, lì loro. E farei bene. Senti, adesso devo andare perché ci sono tante cose da fare. Ci vediamo ai funerali del povero Tommaso, eh? D'accordo. Ciao Margherita, salve. Ciao Bagnoccola, ciao. E l'anfata un'altra volta al porca il solar. E mi stupid che son casca che mi impito che. Ma, e disse che mi viene in mente. Te mettine quando sono pure a scala, Rosun la fa. Va tor la pasta che ha messo l'acqua che fa me la pasta asciutta. Ragazzi, a scommette che l'acqua lì rendete sotto cottura almeno 4-5 volte. Ma siamo completamente rovinati, mio caro. Sì, 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 d'accordo, Carlo, d'accordo, però, vieni qua, ascoltami. Sì, io sì, sto ancora ripensando all'idea di Briella. Sì, già, per andare in galera. Ma poi, no, scusa, se Bagnoccola sapesse dello scherzo della cucagna, ci vincerebbe. Sì, bravo, hai detto bene. Se lo sapesse, ma non lo saprà mai, Carlo. Lo abbiamo sempre dominato e con i soldi lo domineremo ancora. E poi scusa, vieni qua. Che cosa abbiamo da perdere? No, Dio, veramente niente. E allora, credimi, tanto vale tentare. Va bene, d'accordo, mi hai convinto. Sì, chiamiamolo. Chiamiamolo subito, subito, mi raccomando, senza prendere in giro. Sì, sì, sì. Bagnoccola? Bagnoccola. 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 Bagnoccola, siamo noi. Siamo noi, Carlo e Guglielmo. Siete voi? Sì, 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 siamo noi. Siamo noi. Adesso vengo subito. Oh, meno male, in casa, va? Lo troviamo subito. Senti, Carlo, sì. A parte la disgrazia che ci sta accadendo, sì, però lo scherzo della cuccagna è stato veramente eccezionale. Veramente, guarda, uno scherzo artistico. Artistico, sì. Ci vuole, sì, un imbecille come lui per non accorgersi di niente. No, ma più che imbecille, è un tonto, un povero idiota. Avantatemi ad essere idiota. Fermati. Ma cosa fai? Sei impazzito. Ma ti ha dato di volta il cervello? Avaldagmi e desa portarmi in cucagna. Mio Dio, lo so. Lo sa, no. Ai, fermati. No, Bagnoccola. Pietà, Bagnoccola. Sì, pietà. Guarda, mi somigliano davanti a ste ghetto. Pietà di due disgraziati che invocano il tuo aiuto, il tuo soccorso. Beh, prima tu devo chiuderli, per piacere. Soccorso de mi? Sì, Bagnoccola, solo tu ci puoi salvare, ascoltaci, sì, ti prego. Vabbè, allora parla, Beh, avanti. Tu non lo sai, ma questa notte è morto lo zio. Ecco, quella è una cosa che mi dispiace, purtroppo. Perché lui era un uomo buono. Piace, sì. E le morte. Sì. Voi a tortute delinquente ne vegna mai il fardore ne vena. Ma cosa c'entra? Ma lo zio era vecchio. Senti, Bagnoccola, lo zio nel suo testamento... Purtroppo. ...ci ha completamente diseredati. Sì. Vuol dire che non vale se neanche un bo. Esatto, non abbiamo una lira, siamo disperati. Ma come faremo a vivere? Come faremo? Siamo rovinati, sì. Rovinati. Guarda, aiutaci. No, boh, ragazzi, su, là. Aiutaci. Oh, sti mica torlexi, su. Ragazzi, consolatevi. Come dobbiamo fare? Che noi altri, senza soldi, e col monchi, abbiamo la più bella soddisfazione. Ah, sì? Ah, sì? E quale? Quale? Quella di essere la maggioranza. Ma vai a girare, te, la maggioranza. Cosa c'entra la maggioranza? Senti, Bagnoccola, parliamo seriamente. Ascolta, nessuno in giro sa della morte dello zio. No. Quindi, noi avevamo pensato di metterti a letto, magari truccato un po', no? Puoi chiamare il dottor Balanzone, il notaio, che è molto mio. Sì, che ci vede poco. Non distingue bene le persone. Quindi, noi ti faremo rifare un altro testamento. Ecco. Naturalmente, questa volta, a nostro favore. A nostro favore. Hai capito il gioco? E cosa ne dici? Io bele capi, là... Costa le negosinette del vostri, ebbene, Bagnoccola non si presta. Ah,
Quanta bergnoccola, che non dovresti mica far questo per niente, sai? Per esempio, che ne diresti di 500.000 lire? Oppala, 500.000? No! Dai! No, scusa, mio fratello ha scherzato, Bergnoccola. Lui non voleva dire, lui voleva dire un milione, per esempio. Un milione? Ah, beh, un milione. Sì, un milione. Sì, un milione. Ah, beh, allora per un milione... No! Ai! Insomma, Bergnoccola, ma tu... Allora i milioni diventano tre. Ecco, ma aspetta, non è finita, sai. La casa dove abiti, lo sai, è nostra. Ebbene, te la regaliamo. Ti metteremo su un negozio pieno di scarpe. Tua moglie verrà a lavorare da noi ed avrà un lauto stipendio. Tutto questo più 3 milioni. Avanti, deciditi, ma vuoi dare un calcio alla fortuna? Ma quando mai nella vita ti capiterà una cosa simile? Insomma... Deciditi! Ferma! Calma! Ragazzi, che rasse il barruzzo. Dunque, allora, calma, eh? Sì. La casa è tutta meia, sì, eh? Sì. Il negozio rifornito di scarpe, eh? Sì. E mia moglie che viene a lavorare da voi. Sì, l'ho già detto prima, no? E naturalmente più 3 milioni contanti, eh? Sì, più 3 milioni. Te l'abbiamo detto prima, no? Allora, visto che... ragazzi, che lavoro... Dunque, visto che mi avete preso dalla parte del borsino, allora... Va bene, accetto. Bene. Un momento. L'an sarà mica netre tot in gir di vostria. No, Bergnoccola. No, Bergnoccola, credici. Guarda, no, perché dico stanghetti, Sì. No, mi fa cadere il segatura. No, guarda, te lo giuriamo sulla memoria di nostra madre. Sulla nostra madre, ecco, te lo giuriamo. Vabbè, quando hai denir, Subito. Subito, intanto che nessuno sa della morte dello zio. Subito, è vero? Voi, eh. Vabbè, ho capito. Ma vaghi in ca, vai a dire a mia moglie che sta fuori e poi arrivo, ecco. Bergnoccola, mi raccomando, in segreto, sì, eh. Sì. Va là, chiedesele in preme pure mica voi, Ettore. Allora... Contratto fatto? Ma contratto fatto, certo. Naturalmente. E allora mettiamoci la firma. Va bene, pazienza, Carlo, ce la pagherà queste bastonate, non preoccuparti. Senti, non perdiamo tempo. Ora vai subito a chiamare il dottore. Io vado in casa a preparare il tutto, Va bene, ci vediamo dopo. D'accordo. No? Stangata. Guglielmo, sì, vieni qua. Sì, ecco. Il dottore ha detto che verrà subito. Benissimo. Ma Bergnoccola dov'è? Ma come dov'è Bergnoccola? Non lo so, dovrebbe essere pronto ormai. Bergnoccola! Dai! Bergnoccola, per piacere! Dai, muoviti! Arriva, motivo ragazzo. Ma ora proprio bisogna mettermi in testa anche col bagaglia per Geppetto, certo. Dobbiamo confondere un po' le idee al dottore, sì, no? Senti, Bergnoccola, ascolta, il dottore arriverà tra poco. Nel frattempo noi faremo un po' di prova. Ecco. Quindi, prima di tutto, vai a letto. Ecco. Cavaghe letto? Ma certo, eh. No, ma un momento, scusa, ma perché ho di andare a letto, mia Deusa? Ma come perché? Tu devi fare la parte dello zio, siamo d'accordo, no? Lo zio è un moribondo. E secondo te cosa fa un moribondo? Sta in piedi, gira così per la camera. Vabbè, gara giù. Ragazzi, a me mica parla che sei papiese. No. No, ragazza, la sala mica ne ha tolto in giro, no, papiese. No, ma secondo te ti sembra questo il momento di scherzare? Avanti, vai a letto. Vabbè, va. Ecco. Ragazzi, a mare mica fatta il sacco, per piacere. Ti prego, Bergnoccola, vai a letto. Dai, il tempo stringe. Vabbè, aspetta, là, almeno che scherpi, eh. Dunque, là. E una. Aspetta, là. E do. Mio Dio, che puzzo che c'è qua dentro, che roba. Ma che schifo! Che schifo, Margherita, apri la finestra! Ma è insopportabile! Ma porta via questa roba! Ma portala via! Ma che le vordi! Prumpottar! Fa sentire? Oh, ragazzo, mi garra giù! Mi spusso un debò! Peta, ragazzo, che te la rimedi, aspetta,
Oh, là, così va molto meglio, portiamo via le nostre scarpine, là. Oh, adesso se me porta. Per amor del cielo, Bargnoccola, vai a letto, è tardi. Avanti, per piacere, togliti le calze e poi vai in questo benedetto letto. Su, deciditi. Un momento. No, ragazzi, guarda che mi schepenio mica mai porta, eh? Ma scusa, allora cos'è quella roba nera che hai ai piedi? Ah, con lì è un po' trut, con lì, che pietà, su. Ah, che schifo. Fammi un piacere, vai a letto, vai a letto. Vaga, va, attacchelo. Dunque, dolani miso, Ma cosa cerchi? No, mi è già indolani miso. Ma cosa? Al bocale, indolani miso al bocale. Ma sotto notte. Sì, vabbè, ciamo queste voi, cominciamo al bocale, eh? Ma che cosa vuoi pensare adesso? Non c'è tempo per questa cosa. Ma avanti. Non c'è mica tempo, dai, va a letto. Cosa non c'è mica tempo? O che pisse dosso e l'ora si contia? Aspetta, 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 non c'è mica tempo, dimmi. Aspetta che io che te mi arrivi a rimedi. Oh, là. Ah, mo sta bene, ma cosa fai, disgraziato? Ma cosa fai? Ma cosa fai? Oh, mo sta pran ben, là. Maleducato che non sei altro. Ma guarda, ma fai così a casa tua. No, no, in camello no, ma in catova il faglomtere, però. Ma sì, va bene, ma mi ha accompagnato. Adesso, ma... ora, per pietà, vuoi andare a letto? A letto, per piacere, va, ragazzi, mostichero, va che letto, là. Un, due e tre, là. No, no, meno male. Ragazzi, ne va mia becco, letti. Cosa? Perché non va bene, scusa? È perché le curti, insomma, le curti, letti, ecco. Ma no, no, dai, ma non insomma, non è corto. Perché dovrebbe essere corto? Ecco. La testa è appoggiata al cuscino, i piedi stanno in fondo al letto, non è corto. Ecco, ma si conosce proprio che ti è letto e te si mi ha mai stato in petto, vitelo. E ci vanno tutte le sere. Ah sì, bravo, e allora sì. Tra le capi che sta stacco il gambi a risedi, sta. Sì. Ma se slunghi il gambi, vai dove che finire, che lavoro, eh. Beh, e allora si conti il curto, il paralletto al fanfani, il perco, qui. Ma stai per piacere, ma arrangiati, ma andiamo, mica ci devi stare una vita lì dentro. Bagnocola, cerca di adattarti. Sì, adattarti, quando ho nectamiche, nectamiche, insomma, cose che entra. Oh. Ma ora finalmente ti sei sistemato. Va bene adesso. Ora sei comodo. Mica tanto, parla verità. Beh, senti, noi più o meno ti diremo così. Sì, ascoltaci, ecco. Caro zio, siamo pentiti. Desideriamo la vostra benedizione. Avanti, rispondi. Vabbè, cosa hai da dire? Ma insomma, ma quello che vuoi, ma rispondi qualcosa. Vabbè, vabbè. Maniche di vigliacchi! No, ma no, 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 ma no, no, ma no, non ha capito, capito niente. Tu carità. Devi fare la parte di un moribondo. Lo zio aveva 87 anni, quindi devi parlare con voce flebile, con voce fioca, lenta, fioca. Le voce coi fioco, coi defer. Ma no! Ma insomma, devi recitare un la po', voce devi dare qualche colpo di tosse. Per morire. Insomma, il colpo di tosse è importante. Tu devi far finta di morire. Ecco. No, ragazzi, non riesco mica che a far finta di morire mi sono un ciarabe clown de bondo. Beh, avanti, proviamo. Mi raccomando la tosse, eh? Sì, vabbè, la tosse, eh? Dunque, aspetta, eh? Vabbè, dai. È troppo forte. Beh, so, scusa, mi la tosse la fa appena voi, eh? Beh, o no? Sì. Cari nipoti, già che mi vedo tutti e due pentoliti. Beh, così non va mica male, no? E vedo che non siete più due carognoni come prima. Allora vi perdono. Vale Bexi? Insomma, vabbè, abbastanza bene. Sì, però cerca di non dire parolacce come quei carognoni. Quella non ci sta mica tanto bene, sai. No, 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 quella ci sta molto bene, la sa stare a te. Allora dirai così, salvo la pensione alla Margherita, quella la lasci com'era nel Vecchio Testamento. Di tutto il tuo patrimonio farai due parti uguali, una per me e una per Guglielmo. Hai capito, Bagnoccola? Mo sì, mo io che pi, ragazzo, mi abbagnoclo, no. Signori Paroni, che fa sorriverenza? Cosa c'è, Brighella? Va bene, Brighella, siamo pronti. Che siete là, il dottor che aspetta in anticamera. Bardolla, sì. Vè,
col disgrazie calma del vino piato. Ax spacca il muse adesso, se che ne cupa. No, 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 fermati, no, fermati, no, fermati. Spac la pace, mi ha chiuso il mio copo, vai via. Vai via, brigata. Vattene via, vado. Ma va lei. A gaddag, mire lui a darmi il vino piato. Sì. C'è il dottore, per piacere, vai a letto, vaga, va. Ma vuoi farci finire tutto in galera? Va bene, d'accordo, vaga a letto, va. Eppure un persecefughi a vaghedere la lua. Ma vuoi andare a letto? Dai, fermati, dottore. C'è il dottore, è qui, qui. Sta arrivando. Brutto modo, vedi il dottore. Dottore. La riverisco, dottore. Signori, mi avete mandato a chiamare. E vai, e me. Cuspet del micaplas del mio capelaccio. Mi sono precipitato. Cosa c'è di nuovo? Vede, dottore, lo zio pare abbia avuto un ripensamento riguardante il testamento. Vai, abliva quasi immaginato. Me lo ero immaginato. Sì. E dunque, prima di tutto, aspettate un momento che vorrei salutare lo zio Tommaso. Sì, sì, saluti pure. Sì, ma dov'è, signori? Dove l'avete messo? È qui, dottore, è qui. È qui, venga, l'accompagno. E vabbè, è qui. Guarda quel letto. Signor Tommaso, come va, eh? Male, signor dottore. Molto maiale. Ma vecchia razza, è stupido che viene a parlare coi piedi, ma che le ora. Lei mi ha mandato a chiamare. E poi? Io mi sono precipitato da lei. Cosa c'è di nuovo, Schiaort, ma... Dio be, che fiato cattivo che ha. Vai, che roba. Ma cosa ci avete dato da mangiare della gongorzone, signori? No, c'è il fiato un po' pesante. Dottore, sano, non sta molto bene, è vero? Sì. Vabbè. Allora caldega mai so, signor, ma... Signor dottore, io voglio stiracciare il vecchio testamento e ne vorrei fare uno nuovo. Bravo, signor Bass. Saggia decisione. E allora, se lei permette, io scrivo l'intestazione. Che vaga colca la voi, signor dottore. Signori, avete fatto preparare l'occorrente per scrivere? Ma sì, per scrivere. Dottore, sì, tutto naturalmente. Ecco, lì c'è la tavola con l'occorrente. Sì, gli ho un bel dire, ecco la tavola, ma il lavabrisa, bella tavola, dov'è la tavola? Ma è lì, dottore, è lì davanti a lei. Che razza, c'ho bigò, ragazza, ne vede neanche le tavole, di. Stai zitto! Lo abbiamo chiamato proprio perché non ci vede, stai zitto! Guarda qui, la tavola, sì. Il calamari, il calamaio è qui, dottore, qui sul tavolo, guardi. Ma questo continua a dire è qui, ma a me non vedo niente, signori, dov'è? Sì. E ragazzi, sì. Che lavoro, e ne vede neanche il bagaglio lì che parla parola del caserle, perdi. Guarda qui. Ecco, allora, bravo, dottore, bravo. Allora, intingiamo la penna. No. Maledetta la miopia. Ragazzi, indica a tenere la mano, se no stiamo qui fine sera, eh? Ma stai zitto, disgraziato, vuoi farti sentire? Ulla! E l'ho fatta. Finalmente, ragazzi, la che veda. Dunque, in nomine domine, die coram, doctor in utroque, et cetera. Et eccetera, ma basta là con che eccetera lì, oh! Ma stai zitto, Magnocco, lascia fare! In primis et tante omnia, oppalalla, et eccetera, altachelo con gli eccetera, et eccetera, ma dago, dai, papiere! Ma stai zitto, ma lascialo fare che è il suo lavoro, stai zitto! Schnaurt Bass, sono pronto. Mi dica. Dunque, mostag messer, dottore. Coraggio, forte. Sì. Signor dottore, prima di tutto, vorrei lasciare le pensioni alla Margherita, come prima.
Sì. Bye bye. Allora scriviamo... Talis et qualis. No, signor dottore. Anna che fi niente. E io dite le pensioni alla Margarita. Sì, appunto. Va bene, va bene. Talis et qualis. Che bacco. Va bene, insomma, così, va bene. E io dite la Margarita, non mica di Talis e qualis. Perché le ludi soltasi e qualis? Io dite la Margarita. Ma dai, ma te lo diciamo noi quando c'è qualcosa che non va. Tu attieniti a quello che ti abbiamo detto. Sono cose che entra Talis e qualis che mi dica Margarita. Ma te... Allora, signor Tmeskel, dica ben su. Dunque, signor dottore, di tutto il mio matrimonio... No, signor Tmeskel, lei vuol dire il suo patrimonio, sì, vai. Naturalmente, dottore. Sì, va bene, bel volù. Di tutto il mio matrimonio e patrimonio... Ecco. Voglio fare tre parti uguali. No, volete dire due. Due parti uguali, zio, due. Ho detto tre parti uguali. Animale, ma no, ma perché? Due ti abbiamo detto. Schnautmas. Sono due, dimmi che dici. Lei voleva dire due parti uguali, Vair. Ho detto tre parti uguali. Va vai come vuole lei, Schnau. Ma te l'ho detto anche ma prima, perché, ma insomma, perché? Questo si sta inventando le cose? Ma tieniti a quello che ti abbiamo detto. Non guardiamo. Sta scrivendo, sta. Sti buon ragazzo che dice a Gvagmin cucagna, Gvagmin cucagna. Prima parte, signor Tommaso. La prima parte. Ho pensato ai miei nipoti che si sono riveduti. E allora, la prima parte, alla las. A Bargnocle che il sole vigliacco. Ma cosa fai? Disgraziato, ma che cosa stai facendo? A Vagin cucagna, Vagin cucagna. Ci ha tradito. La seconda parte. La seconda... Sta meglio, la seconda parte. Ho calcolato che i miei nipoti si sposeranno e avranno dei bambini. E io voglio tanto bene i bambini. Sì, ma non tirarla troppo alla lunga. Dai, Vito, tira avanti. Perché te ne mica piaciuta con sto chi di bambini? Voglio tanto bene i bambini, fior dottore. Bambini, ma va avanti, no? E allora, visto che ci voglio bene, da tua. La seconda parte, alla las. A Bargnocle che il soler. No, animale, no, sta scrivendo, ti ci stai rovinando, ma che gioco stai giocando, disgraziato? Appaga il gioco, della cucagna, della cucagna. Sì. Terza ed ultima parte. Zio, almeno l'ultima parte. L'ultima parte, pensa a me, a Guglielmo. Ma ricorda che se sono stato vicino, ti ho voluto tanto bene, ti prego, zio, pensa a me. Almeno l'ultima. Signor Dottò. Cosa c'è? Signor Dottò, mi levi queste due iene da dosso, per piacere. Non mi fanno respirare, mi tolgono l'ossigeno, signor Dottò. Ciao. Sì, ma andiamo. Ma non avete vergogna? Non abbiamo fatto niente. Ma come? Ma diamo, ma vergognatevi stare addosso così, a un moribondo. Non dobbiamo controllarlo. Avanti, su, largo. Aria, signor Tommaso. Signor Tommaso. Addio. Le belle andè. No. No, è ancora vivo. Meno male. Silenzio, Schnauri. Sì, 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 sì. Non voglio sentire neanche una mosca volare. Guarda lì, vedo già l'ombra della morte nera sul suo volto, no, guarda lì. La morte? Addio, le belende forse. Signor dottor, l'ultima parte. Secondo me non ci arriva a finirlo, silenzio signori. L'ultima parte, alla las. Zio. Alla las. Zio. Addio. Le belle andè. A Bargnocle che il soler. Migliacco. No, l'ultima parte no. Così ci hai rovinato completamente. Disgraziato che non ce sei altro. Farevi i conti più tardi. Il postore che non sei. Schnaurtmas. Sì. Se lei permette, se queste sono le sue ultime volontà, io apporrei una firma in calce. Che clamete in cimento armè, signor dottore. Va vai. Signori, loro hanno sentito,
sono completamente diseredato. Non è purtroppo, dottore. Già, dottore. Ma pazienza, ma dico io, ma perché tutta sta parciata? Tanto valeva di farne una sola parte, no? Ma sì. Bovardè, ragazzi, pensate un momento. Quel bagnocle, quel disgraziato, quel calzulero, l'imbariegon, quanti soldi eredita. Sì. A chi ti spetti in bariegon? Beh, a spacca il muso, mio cocciò bigolli. Vai a letto che andiamo in galera, dai, stai fermo. Bagnocle, vai a letto. Schnauri, il mio compito è terminato, boh, prima d'andar via. Voglio dare un bacio in fronte al Schnaur Bas. Oh, ragazzo, se il mio viene attacca mi conosco, co fa chi è? Signor Tommaso, le do un bacio in fronte. Faccia pure, signor dottore. Ma questo le brisa la testa. Oh, io ho capito. No, dottore. Allora, la testa è da quell'altra parte. Sì. Signor Tommaso, un bacio. E voi un bas del signor Tommaso. Tu! Al mai patacheo luce, al mai... Schiauri, ci faccio una profondissima riverenza. Arrivederci. Lo perdoni, dottore. Arrivederla, dottore. Il benedetto è via. Sì, è andato via, disgraziato. Ma adesso dovrai fare i conti con noi, sporco, sai. Sporco approfittatore, adesso ti arrangiamo noi. No, disse niente. Se no, ti raccordo, col bestuggo di là. Al pagandare intanto stoppa per me il pagandare. Ma come faremo ora noi a vivere? Ma come faremo a mangiare ora? Perbacco! E mai pensate di andare a lavorare, ragazza? No. Vi assumo io, nelle mie fabbriche, con la qualifica di manovali terza categoria. E adesso fuori da Camaia, via! Fuori da qui! Noi siamo rovinati! Siamo rovinati! E là! E adesso finalmente venirò fuori d'intistras. A voi compreron tutti il cosi che ingomei e voi. Finalmente, con le pile, e con i soldi che mi tuta mei. E voi comprarmi un vestì porcellana, me lo vuoi tu, sì. E poi voi comprare una bella macchina. Ma comunque di che macchina? Ma voi un camion, long, da sfarzare tutti e tre i macchini. E poi dopo voi non vuoi darmi niente di su. E voi tirmi a tutti i soldi e poi mi attimbenstri che sarà tutta roba meglio. Ma sì. Te ti vuoi dire tutti là. Bravo. Viva la coerenza. Proprio ti. Che se si sempre beh tu per l'eguaglianza. Proprio ti che te peti le miserie. E beh, per un po' soldi adesso e bene volte vendere. No, momento. No, ragione me. Cerca di capire. Min capisco niente. Min capisco soltanto che zipu clom che conosceva. Bagnocle, tag mica da ramente. Cosa vuol che il sappia di lui? Degni a ben strichi i soldi. Coi soldi puoi far tutto. E puoi far tutto quel che ne voglia. E puoi comprare tutto. La magistratura, il potere, coi soldi comportuta anche le felicità. Ecco, appunto. Veramente, anche me pensavo che i soldi... I potrisson far comprare tutta. No. Prova, compra se poi l'amore di una ragazza sincera. Compra l'esperienza. La luce, il sole, se te vuoi. No, guarda, Bagnocco. Da mente mia, la cosa più bella è il vero suo e la metena e poter vedere in tel specie la faccia di un uomo onesto. Tegna, Bagnocle! Odie! Tegna! Odie! Tegna, basta! Oh! Che razza e che senti che han fatto? Ed esse io capì. Non se la deve fare una bella capleda, va? Vabbè, ed esse finalmente coi dei ceri. Adesso posso aprire tranquillamente le decisioni. Bagnocola! I due padroncini raccontano in giro che tu sei il nuovo proprietario della fabbrica e dei beni di Tommaso. Le vera, Margherita? Se tu vedessi le centinaia, ma che dico, le migliaia di persone che si sono radunate qua fuori nella piazza,
uno spettacolo veramente unico. Tutti vogliono vederti, si aspettano grandi cose da te, Bargnoccola. Devo... Margarita, come sono emulsionato! Allora, fa le cose. Vaso, e digli a tutti che Bargnoccola terrà un discorso. Vado, Bargnoccola, volo, volo! Ragazzi, che levo, senti che roba, senti che movimento, senti che sinceramente... Fa vedo, aspetta che Agnes mi cede fuori dalle tine. È brutto mondo, ci sarà almeno in 10.000. Dai, Bagnocle, dai, eh? Questo è il tuo grande momento. Ragazzi, mi sono emozionato, e io fin paura che cagarmi addosso. Aspetta, eh? Dai, Bagnocle, via, serietà, dai, beh. Compagni! Signori! La fabbrica, con tutti gli enessi e sconessi, non sarà mia, no, signori! Ma sarà di tutti noi, gestite degli operai. Ognuno di noi ne sarà un diretto responsabile. Ed è questo momento, io vi prometto...